Ti sei mai chiesto come funziona un pannello fotovoltaico e soprattutto se conviene installare sul proprio tetto un impianto fotovoltaico? Vediamolo insieme nel video di oggi, ma prima sigla! I componenti principali di un impianto fotovoltaico sono i seguenti. In primis i generatori, cioè i moduli fotovoltaici, che sono collegati tra loro in serie e in parallelo, per ottenere il valore di tensione e corrente elettrica desiderati. Ovviamente poi c'è anche l'inverter che ha il compito di convertire la corrente elettrica continua in corrente elettrica alternata e infine sono presenti anche alcuni diodi di bypass. A sua volta i moduli fotovoltaici sono costituiti da più celle fotovoltaiche, dove ogni singola cella ha il compito di convertire la radiazione solare in energia elettrica. E ciò avviene grazie all'effetto fotoelettrico. Ma spieghiamo meglio questo fenomeno grazie all'ausilio di un video. Ad oggi la maggior parte delle celle fotovoltaiche sono formate da silicio, un fantastico materiale semiconduttore. Il silicio però non viene mai utilizzato nel suo stato naturale, ma viene drogato, cioè alcuni atomi del suo reticolo cristallino vengono sostituiti con quelli di altri elementi, che possono avere o un elettrone in meno, e quindi si crea un silicio di tipo P, oppure possono avere un elettrone in più e quindi si crea un silicio di tipo N. Nella cella fotovoltaica viene unito uno strato P o uno strato N che è molto più sottile, formando la cosiddetta giunzione PN. In questo modo quindi si crea una regione di contatto, una regione limite, che viene chiamata zona di svuotamento, in cui ci sarà la zona N che ha un elettrone in più e quindi carica negativamente, mentre la zona P che ha un elettrone in meno e quindi carica positivamente. Nella zona di confine quindi si avrà un passaggio di carica, cioè un passaggio di elettroni dalla zona N alla zona P, creando un campo elettrico uniforme permanente. Quando poi questa cella fotovoltaica viene colpita dalla radiazione solare, allora, grazie all'effetto fotoelettrico, alcuni legami nella zona P vengono rotti e quindi gli elettroni sono liberi di tornare nella zona N. In questo modo si crea una differenza di potenziale elettrico e quindi collegando i due estremi della cella sarà possibile far fluire della corrente elettrica continua. L'efficienza di conversione di un modulo fotovoltaico può essere calcolata come il rapporto tra la potenza massima erogabile e la potenza presente nella radiazione solare. Solitamente nel mercato il valore di questa efficienza raramente supera il 20%. E ciò è dovuto per una serie di motivi, sia intrinseci, quindi dovuti al fenomeno stesso, ma anche esterni. Vediamone i principali. Innanzitutto, molti fotoni che sono presenti nei raggi luminosi del Sole o hanno troppa energia per eccitare un elettrone oppure ne hanno troppa poca. E quindi una buona percentuale di questa perdita in efficienza è dovuta proprio a questo fenomeno. Poi ci sono altri motivi, come ad esempio la locazione geografica, l'inclinazione e l'orientamento dei pannelli, la pulizia, infatti più un pannello è sporco e minore sarà la sua efficienza. Poi ci sono anche fenomeni di mismatch. Questi fenomeni sono dovuti alla non uguaglianza di più moduli fotovoltaici e questa non uguaglianza può essere dovuta o a un difetto di fabbricazione oppure al fenomeno dell'ombreggiamento, quando magari due moduli vicini si trovano a funzionare in condizioni nettamente diverse. Quindi, per colpa di questo fenomeno, poi si creeranno delle circolazioni di correnti parassite che andranno a dissipare potenza e quindi andranno a ridurre l'efficienza del modulo fotovoltaico. Poi, quegli altri parametri possono essere che possono ridurre l'efficienza. Inoltre, una parte della potenza presente nei raggi luminosi del Sole viene riflessa dalla superficie incidente e col passare del tempo, quindi con l'invecchiamento dei moduli fotovoltaici, ovviamente l'efficienza subirà un calo. Oltre all'efficienza e alla potenza, un importante parametro dell'impianto fotovoltaico è l'energia che esso è in grado di produrre solitamente nell'arco temporale di un anno. Dopo aver visto quindi la logica di funzionamento di un modulo fotovoltaico e quali sono i parametri principali con cui è possibile definire un impianto fotovoltaico, analizziamo la convenienza economica di questo investimento. Per prima cosa è importante sapere che l'energia elettrica che noi paghiamo in bolletta non ha sempre lo stesso costo. Infatti, in base al giorno e in base soprattutto all'orario in cui noi consumiamo energia elettrica,
allora verrà associata una tariffa, cioè 1 euro al kilowattora. Solitamente in Italia le tariffe dell'energia elettrica vengono suddivise in tre fasce, che sono denominate F1, F2 e F3. E come potete vedere dall'immagine, la fascia F1 è quella più costosa e corrisponde alle ore diurne dal lunedì al venerdì, mentre nelle ore notturne o nei giorni festivi o feriali si andrà a pagare di meno l'energia elettrica perché ci si situa nelle fasce F2 e F3. Questo ovviamente è un grande vantaggio perché il pannello fotovoltaico è in grado di produrre energia elettrica solamente quando c'è sole e quindi nelle ore diurne, quando l'energia elettrica costa di più. Il secondo concetto fondamentale invece è il cosiddetto scambio sul posto o compensazione economica. Infatti, prima di installare un impianto fotovoltaico dobbiamo essere consci del fatto che non sempre succederà che l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico eguaglia a quella consumata, anzi, accadrà veramente veramente poche volte. Nella maggior parte dei casi o saremo in deficit energetico, ciò significa che l'energia prodotta è inferiore rispetto a quella consumata, oppure saremo in surplus energetico, quindi noi produciamo più energia di quella che consumiamo. Nel primo caso è evidente che il deficit energetico verrà soddisfatto dall'energia elettrica prelevata dalla rete. Nel secondo caso invece il surplus energetico che il nostro impianto è in grado di produrre non verrà buttato via, ma verrà reimmesso in rete e verrà pagato dallo Stato, quindi come se noi stessimo vendendo, tra virgolette, energia elettrica allo Stato. In realtà questa non è una vera e propria vendita, perché non vendiamo l'energia elettrica allo stesso prezzo a cui noi la pagheremmo, ma la vendiamo a un prezzo inferiore, perché lo Stato ci paga esclusivamente la materia prima energia e non gli oneri di sistema, la commercializzazione, i trasporti e così via. Di conseguenza, l'euro al kilowattora a cui noi potremo vendere questa energia elettrica prodotta in più sarà molto inferiore, ma sicuramente non sarà nulla, quindi comunque sia c'è un vantaggio. E diciamo che solitamente non si dice vendita, ma compensazione economica, perché poi lo Stato farà una differenza tra l'energia che noi preleviamo dalla rete e l'energia che immettiamo, e quindi ci farà uno sconto sull'energia che noi consumeremo direttamente dalla rete elettrica. Terminata questa importante premessa, possiamo procedere con la nostra analisi. Vi riporto in tabelle i dati sia dell'impianto fotovoltaico fittizio, ma anche dell'utenza fittizia. Ovviamente questi dati sono stati ipotizzati da me in base a delle stime e dei valori medi. In particolare, ho ipotizzato che l'energia prodotta in un anno, pari a 3.800 kWh, venga suddivisa nel modo seguente. Ovvero il 60% viene autoconsumata dall'abitazione, mentre il 40% rappresenta quel surplus energetico che verrà poi immesso in rete e verrà compensato economicamente dallo Stato. Per quanto riguarda l'utenza, invece, ho stimato un consumo elettrico pari a 3.500 kWh all'anno. Questo valore è relativamente elevato e ho preferito svolgere l'analisi in questo modo perché è meglio porsi nelle condizioni peggiori in cui un edificio possa trovarsi. E inoltre, considerando anche l'elettrificazione che stiamo vivendo ogni giorno, i consumi elettrici sono destinati ad aumentare anno dopo anno. In particolare, per conteggiare questi 3.500 kWh, ho considerato che 1.500 siano fissi e da attribuire all'edificio, mentre 500 siano variabili e devono essere assegnati per ogni componente della famiglia che vive nell'abitazione e quindi nei miei calcoli ho ipotizzato che la famiglia fosse composta da 4 persone. Infine ho stimato anche il prezzo dell'energia elettrica, anche se in questo periodo non è affatto facile, visto la crisi energetica che stiamo vivendo, e ho stimato anche il prezzo della compensazione economica di scambio sul posto. Come potete vedere, la tariffa di scambio sul posto è pari a un quarto della tariffa classica ed è possibile risolvere questo problema grazie all'installazione di una batteria di accumulo. Non ho portato in questo video il caso in cui si consideri anche una batteria di accumulo per non appesantire troppo la trattazione, ma scrivetemi nei commenti se volete che in futuro magari realizzi un altro video in cui effettuo un'analisi su un impianto fotovoltaico in cui è presente anche un sistema di accumulo elettrico. Un'ulteriore ipotesi che ho fatto per rendere più realistico possibile il caso studio è quello di andare a ridurre l'energia elettrica prodotta dai nostri moduli fotovoltaici dell'1% ogni anno.
Questo perché ovviamente, come ho detto anche in precedenza, col passare del tempo l'efficienza di conversione di una cella fotovoltaica cala e quindi di conseguenza l'energia elettrica che produce il primo anno di vita o l'ultimo anno di vita sarà notevolmente diversa. Ho effettuato l'analisi economico-finanziaria utilizzando il metodo del VAN e quindi dell'attualizzazione dei flussi di cassa. Per chi non sapesse di cosa stia parlando, vi lascio qua sopra un video vecchio in cui ho parlato un po' delle basi della matematica finanziaria e dei principali indicatori finanziari che si utilizzano per valutare la convenienza economica di un investimento. Inoltre ho stimato un tasso di sconto pari al 5% e ho considerato anche il recupero fiscale dovute dal bonus, cioè dalle detrazioni fiscali pari al 50% dell'investimento iniziale. Quindi la persona X andrà a spendere 8.000 euro all'anno zero, poi però per i prossimi 10 anni andrà a recuperare il 50% di 8.000 euro, cioè 4.000 euro, suddiviso appunto in 10 quote annuali di pari importo per 10 anni, quindi in poche parole 400 euro ogni anno. Come risultato di questa analisi si ottiene il grafico che vi riporto qua nel video. Come potete vedere, si parte dall'anno zero, in cui l'esborso iniziale è pari a 8.000 euro, e si ha che l'investimento viene recuperato a partire dal nono anno. Quindi il tempo di recupero attualizzato di questo investimento è pari a 9. E alla fine del periodo considerato, quindi alla fine della vita dell'impianto pari a 25 anni, si avrà un VAN nettamente positivo. Questo significa che l'investimento ha prodotto valore e quindi è estremamente conveniente. Per curiosità vi riporto lo stesso grafico in cui però nell'analisi non vengono conteggiate le detrazioni fiscali. Ciò significa che la nostra persona X andrà a spendere 8.000 euro all'anno zero e poi non ci sarà nessun recupero fiscale negli anni successivi. Come potete notare, il tempo di recupero attualizzato si alza di tanto. Infatti, da 9 anni nel caso precedente si passa ai 18 anni in questa situazione. Quindi è possibile comprendere anche l'importanza delle detrazioni e l'importanza degli aiuti che il governo può offrire nel campo dell'efficientamento energetico. Siamo arrivati alla conclusione di questo video e quindi tirando le somme possiamo tranquillamente affermare che attualmente investire denaro per la costruzione e per l'installazione quindi di un impianto fotovoltaico è conveniente, sia ovviamente che da un punto di vista ambientale, ma anche e soprattutto da un punto di vista economico. Se il video ti è piaciuto, ti chiedo di lasciare un bel like e di scrivere nei commenti quale altra tipologia di impianto vorresti che io andassi ad analizzare in un prossimo video. Per oggi è tutto, a presto!